Grazie di cuore, ambasciatore. Allora, adesso entriamo più nella tematica stringente del tema di questo incontro. Ricordo sempre a tutti, prima di andare via, di portarsi a casa questa ristampa unica dei tre articoli di Berlinguer su Rinascita. C'è un piccolo cambio nella scaletta, lo dico ai relatori, perché Piero Fassino mi ha chiesto di non concludere ma di intervenire prima, perché forse avrà un impegno successivamente. Quindi ribaltiamo la scaletta, diamo subito la parola a Piero Fassino e seguiranno gli altri due relatori. Va bene, intanto io ringrazio anch'io Ugo Sposetti per aver pensato e fatto e organizzato, promosso e organizzato questa mostra, e la quantità di gente che la sta visitando conferma la bontà di quella scelta e conferma quanto il Partito Comunista Italiano, che ha cessato di esistere più di 30 anni fa, continua a essere per molti un punto di riferimento culturale e politico. Io ho ricordato in un precedente dibattito che ho fatto in questa sede che nel 2021, in occasione del centesimo anniversario della fondazione del PC, mi è stato chiesto di scrivere un libro sul partito che ho scritto, pubblicato dalla Donzelli, e quello che a me ha colpito è che ho fatto 75 presentazioni in tutta Italia di un partito che non esisteva più da 30 anni, ma che però rimaneva e rimane un punto di riferimento emotivo, culturale e politico per tantissima gente. Il passaggio che questa sera qui discutiamo è un passaggio cruciale nella storia del Partito Comunista, perché appunto va contestualizzato il momento, che è un momento particolarmente delicato. Siamo nel 1973, siamo nel pieno di una stagione che è caratterizzata da un lato dal crescere, dall'avanzare nel paese di un movimento sindacale, politico, culturale che chiede cambiamento e rinnovamento sull'onda del 68, e dall'altra parte da una forte strategia reazionaria che cerca di bloccare questo cambiamento. Sono gli anni della strage di Piazza Fontana, degli attentati, delle bombe nere, delle trame, delle versioni, dei tentativi di golpe che investono la vita politica italiana. Quindi anni molto complessi, una grande carica di cambiamento di fronte alla quale forze reazionarie si propongono di bloccarla, non esitando a ricorrere a ogni mezzo, anche alla violenza, e evocando anche l'ipotesi di un colpo di Stato. È in questa temperie che cade il colpo di Stato in Cile. Un colpo di Stato che colpisce una sinistra che aveva conquistato la presidenza della Repubblica e il governo del paese in modo democratico. In una stagione politica che purtroppo proseguirà in America Latina anche dopo il colpo di Stato in Cile, anzi, il colpo di Stato in Cile darà, la stura a colpi di Stato analoghi che investiranno l'Uruguay, che investiranno l'Argentina, si affiancheranno la dittatura che da molti anni opprimeva il Paraguay, e un tentativo molto forte, fortemente sostenuto in quel momento dagli Stati Uniti, di bloccare un'evoluzione politica della sinistra democratica in America Latina, che fino a pochi anni prima era ancora molto sotto l'influenza di Cuba, del guevarismo, e quindi coltivava l'idea di una lotta armata. Il Cile e altri esempi che si manifestano in quegli anni sono gli anni in cui si affaccia sulla politica, prima come dirigente sindacale, poi diventerà dirigente politico Lula in Brasile. Si afferma in America Latina una nuova sinistra, una sinistra che capisce che la strada dell'insurrezione armata è una strada priva di sbocco e anzi destinata a provocare ulteriori tragedie, e si incammina su una strada democratica. E
le elezioni in Cile rappresentano un punto di riferimento essenziale in quel momento nella strategia. Il fatto che quella esperienza venga interrotta in modo così drammatico e brutale è non soltanto, ovviamente, non soltanto suscita un grande moto di protesta in tutto il mondo, di solidarietà con il Cile democratico. Ricordo la grande manifestazione che poche settimane dopo il golpe si svolse a Torino con la presenza della vedova Allende e di Sandro Pertini, no? E una mobilitazione gigantesca che in tutta l'Italia, in tutta Europa, in tutto l'Occidente si sviluppò, accompagnata immediatamente da una capacità di accoglienza, come è stato ricordato, di moltissimi esuli cileni, da Luis Guastavino a Antonio Leal, a Vuskovic e a tanti altri che furono accolti e ospitati nel nostro paese, dove si costituì appunto una sede in esilio di Cile democratico. E però accanto a questo moto di protesta e di solidarietà, quella vicenda pone la esigenza di una riflessione che Berlinguer coglie. E Berlinguer, dire, mette insieme due dimensioni. Da un lato un'Italia che ogni giorno è esposta al rischio di un'avventura reazionaria che aggredisca e colpisca la democrazia italiana, e l'esempio del Cile, dove un processo democratico è interrotto esattamente da un golpe reazionario che aggredisce la democrazia. E di qui la decisione appunto di tradurre quella riflessione in tre articoli, che sono gli articoli che qui sono pubblicati, che vennero pubblicati su Rinascita, la rivista ideologica del partito, che appunto si intitolava Riflessione dopo i fatti del Cile. E al centro della riflessione c'è un punto: come evitare che quello che è accaduto in Cile possa accadere anche in Italia. Come evitare che un processo democratico che porti la sinistra ad avere responsabilità politiche di guida e di governo possa essere traumaticamente travolto e aggredito anche in Italia da un'offensiva reazionaria. Tema che non è solo un tema di riflessione politico-culturale, tema maledettamente concreto, perché siamo negli anni delle stragi, delle bombe, dei golpi, e che quindi il rischio non è soltanto un rischio evocato guardando al Cile. Guardando al Cile si evoca un rischio che la vicenda politica del paese, diciamo, rende plausibile e possibile. E la riflessione ruota intorno ad una affermazione che suscitò molta discussione, ed è a un certo punto, credo nel secondo dei tre articoli, Berlinguer scrive che non è sufficiente ottenere il 51% dei voti per essere al riparo da avventure reazionarie. Rifletteteci un attimo. Cioè, Berlinguer dice, attenzione, tu puoi anche vincere le elezioni, avere anche il 51%, democraticamente hai la condizione formale e fattuale universalmente riconosciuta della legittimità del tuo potere, ma attenzione, che può non essere sufficiente, come non è stato sufficiente in Cile, perché questo è il punto della riflessione. Naturalmente quella riflessione suscitò molte discussioni, quella parola, perché qualcuno rimproverò a Berlinguer, allora tu in qualche modo, come dire, accetti l'idea che la tua legittimazione possa essere contestata, possa essere ridimensionata, possa essere contenuta. Ma era un'obiezione, certamente, come dire, culturalmente, in un dibattito accettabile, ma quella riflessione in Berlinguer non è figlia di una riflessione accademica, parte dalla drammaticità della situazione che il paese sta vivendo e dalla necessità di evitare in ogni modo il rischio che si produca un golpe. Qui ci sono molti, vedo le teste bianche, che ricordano quegli anni, e quello che io sto raccontando era la concreta vita nostra quotidiana. Molti di noi dirigenti di quel tempo avevano istruzioni precise qualora si dovesse essere di fronte a un golpe.
di come riorganizzare immediatamente un'attività di resistenza clandestina. Molti di noi non dormivano nelle loro case in quel periodo per sottrarsi al rischio che nella notte di un golpe fossero arrestati. Cioè, questo era il clima negli anni 70 di questo paese, non bisogna mai dimenticarselo. E quindi Berlinguer coglie il punto e dice: se noi non vogliamo che la tragedia del Cile possa investire anche il nostro paese, abbiamo bisogno di darci una strategia che non rinuncia agli obiettivi di libertà, di democrazia, di giustizia sociale, di liberazione, che sono tipici della sinistra, dei suoi valori e delle sue battaglie. Si pone il problema di come collocare quelle battaglie dentro uno schema politico che lo metta al riparo dal tentativo, dall'offensiva reazionaria. E lo schema è il compromesso storico, cioè l'incontro tra le grandi correnti popolari del paese, no? Le correnti popolari della sinistra, che politicamente erano rappresentate in quella fase principalmente da due grandi partiti, il Partito Comunista e il Partito Socialista, e le correnti diciamo popolari che venivano dall'esperienza cattolica e rappresentate dalla Democrazia Cristiana. Una proposta dirompente, cioè si proponeva l'incontro tra forze che dal 1948 fino a quel momento erano stati su fronti opposti. E quindi, diciamo, proposta non semplice. Chi è come me ha vissuto quel tempo sa quanto la discussione nel partito fu complicata, aspra, non immediatamente condivisa, no? Soltanto il carisma e il prestigio di Berlinguer, diciamo, consentì di far passare quella linea in una discussione che fu tutt'altro che facile, scontata e unanime, tanto per essere chiari. E anzi, si aprì perfino una discussione sull'interpretazione di cosa voleva dire quella proposta di incontro, tra chi sosteneva che quella proposta di incontro era la proposta di un incontro strutturale tra le grandi correnti popolari del paese e chi invece sosteneva che sì, era una giusta proposta come passaggio poi a una democrazia dell'alternanza che consentisse alla sinistra di poter governare in condizioni di sicurezza anche da sola, no? Tutta una discussione che si sviluppò in quel tempo. Quindi da questo punto di vista la discussione il Cile fu un elemento fondamentale, centrale della vita politica italiana. E guardate, quella proposta che ho appena detto suscitò discussione anche complessa e aspra nel partito, anche se poi condivisa, fu fondamentale per, diciamo, accreditare il Partito Comunista nella società italiana, ancora di più di quanto non lo fosse in quel momento. Dopo quella proposta c'è il referendum sul divorzio del 74, che rappresenta un primo grande elemento di affermazione di diritti civili importanti, seguita poi l'anno dopo dall'approvazione in Parlamento del nuovo diritto di famiglia. C'è soprattutto il 75-76, le elezioni amministrative in cui la sinistra vince in tutte le grandi città italiane, Torino, Milano, Venezia, Genova, oltre che Bologna, Firenze e Perugia, ma anche Roma, e poi Napoli, e Palermo, e Bari, e Catania. Tutti i capoluoghi di regione sono governati dalla sinistra, di una sinistra che con quella proposta di compromesso storico si è accreditata in un'opinione pubblica più vasta del suo elettorato tradizionale. E l'anno dopo il consolidamento, 1976, quando il Partito Comunista raggiunge il 34% dei voti, un terzo degli italiani vota per il Partito Comunista. Vota quel partito che ha fatto quella proposta, cioè di un partito che si è fatto carico di difendere la democrazia dai rischi reazionari e di avanzare una proposta di mobilitazione e di incontro delle forze popolari che va oltre la dialettica, no, che fino a quel momento ha caratterizzato la vita politica italiana. Quindi un passaggio assolutamente cruciale. E guardate, c'è anche un effetto collaterale troppo poco, ma per capirci, invece di segno negativo, è esattamente per contrastare quella politica che nasce il terrorismo rosso.
dopo gli anni del terrorismo nero, noi abbiamo, a partire dal 75, in realtà comincia già nel 73 con primi rapimenti, ma insomma poi la strategia delle Brigate Rosse e di prima linea e dei gruppi terroristici, diciamo, assume una consistenza forte a partire dal 1975-76, quando si contesta al Partito Comunista, è esattamente la linea che Berlinguer ha incardinato a partire dai fatti del C. E tra l'altro quella riflessione è del tutto coerente col fatto che poi il Partito Comunista Italiano sia la forza che con più determinazione contrasta e sconfigge il terrorismo, chiamando appunto le masse popolari, i cittadini, a difendere la democrazia. Quindi è un passaggio assolutamente decisivo, assolutamente cruciale, ed è un passaggio finito che mette in evidenza la grandezza politica di Enrico Berlinguer. Perché non so se altri dirigenti avrebbero avuto la stessa lucidità e lo stesso coraggio. Lui ebbe lucidità e coraggio, come ha avuto sempre. Berlinguer è stato un grandissimo innovatore, è stato capace di dare, questa mostra lo rende evidente, no? Al Partito Comunista Italiano una evoluzione identitaria, politica e culturale che ne ha fatto una grande forza, che, come dire, anche quando il Movimento Comunista Internazionale ha esaurito la sua storia nel 1989, ha consentito al PC di non fare la fine di tanti altri partiti comunisti, pensate al Partito Comunista francese o spagnolo, che sono diventate testimonianze, e invece di traghettare l'esperienza, la storia, la cultura di quel partito nel PDS, poi nei DS e via via. Quindi da questo punto di vista facciamo molto bene a questa sera a riflettere su questo passaggio, perché questo passaggio è un passaggio essenziale della vita politica del paese, e nulla sarebbe stato dopo come è stato se non ci fosse stata quella riflessione. Grazie.